Ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo a parlare per il post match tra Spezia ed Empoli. Purtroppo finisce 0-0-1 al picco per lo Spezia gol nel secondo tempo. E quindi niente, perdiamo questa partita fuori casa, tra l'altro anche insomma senza pubblico. E c'è poco da dire ragazzi, la partita una solita partita da parte dell'Empoli come quelle che si vedevano prima dell'arrivo di Marino. E cioè ragazzi, c'è poco da fare e qui, nel senso, allora partiamo dal presupposto: possiamo trovare tutti gli appigli possibili, i 100 giorni di stop, manca la condizione, manca il ritmo partita e tutte queste belle cose. Però questo discorso valeva anche per lo Spezia, non solo per l'Empoli. Quindi andiamo a perdere questa partita qua, un'occasione. Adesso mancano 9 partite alla fine. E niente, è una partita bruttina, anzi brutta, occasioni diciamo una per parte. E loro sono stati bravi a trovare il gol sull'unico sbarione difensivo. Noi purtroppo lì davanti ragazzi, alla prima occasione non si riesce mai a far gol, e purtroppo loro invece sono stati bravi, hanno buttato dentro questa palla e vanno a vincere questa partita. Ora si sapeva che lo Spezia insomma era una squadra anche in forma prima della sosta soprattutto, ma ragazzi ho detto, come vale per loro vale, cioè nel senso, come vale per noi vale per loro, nel senso anche loro erano fuori condizione, non erano al meglio, anche loro erano stati fermi 100 giorni, ma sono riusciti a trovare questa zampata e hanno insomma vinto questa partita. Noi purtroppo invece niente, si porta a casa ancora 0 punti e a questo punto c'è poco da dire. E alla fine adesso di partite ne mancano 9 e niente, cercheremo di fare meglio alla prossima, un'altra partita che non sarà facile ragazzi, e niente, c'è poco da dire insomma, e nulla, speriamo. Tanto a questo punto allo stadio non si tornerà più per questa stagione, quindi il fattore campo non conterà. E niente, vedremo di fare il meglio nelle prossime 9. Certo che così ragazzi i playoff io direi che non ci si rientra, cioè se si continua a giocare con tutte le scusanti del caso, se si continua a giocare così non ci si rientra. Però vabbè, niente, prendiamo questo risultato, tanto è inutile sparare sentenze sulla squadra, che tanto non serve a niente ragazzi, qui serve il supporto e basta. Può capitare di perdere una partita, non andava persi, pare tanto non sarebbe servita a niente, quindi niente, ci prendiamo questi 0 punti come detto e niente, come detto al picco finisce 0-1, finisce 1-0 anzi scusate, per lo Spezia. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, commentate e sempre forza Empoli. Ciao ragazzi.